E proseguiamo. Neanche devo dirlo, proseguiamo, perché tanto arriva sempre qualcuno. Ecco fatto. E dunque, eccoci arrivati all'albero. Questo è l'albero femmina che ci ha parlato. Chi siete? Oh, siete voi quelli che hanno resistito alla maledizione di Tret? Avverto in voi una forza positiva. Se siete qui per salvare Tret, siete in ritardo. Tret presto morirà, e senza di lui tutti noi seccheremo. Fuggite ora, prima che la foresta sia distrutta. Proviamo a leggere i suoi pensieri. L'acqua curativa del faro di Mercurio potrebbe curare Tret. Punto. Silenzio. Ma la fonte di quell'acqua è secca da parecchio tempo. E uno, tu come lo sai? E due, ovviamente, a meno che non ci pensi proprio di leggerle il pensiero, questa cosa da bambino non ci arriveresti mai. Ah, non pensi nulla, eh? Non parlerà mai con te, ragazzino. Io controllo tutto il regno di Tret. Va bene. Non vuoi parlare? Va bene così. E allora ci toccherà curarti dall'interno. Vediamo. Dobbiamo fare molta attenzione perché dentro questo albero si nasconde una cosa. Allora, prima di tutto io vorrei andare esattamente da questa parte per vedere... C'è un ragnetto, ciao. Per vedere, dicevo, se c'è quello che io devo prendere. Come ripeto, tutti i miei ricordi sono molto sparsi, nel senso sono ricordi di una giocata singola da bambino. Ma devo essere sincero, l'ho giocato decentemente, quindi non ho paura di dire che potremmo giocarlo in maniera egregia. D'altronde, era uno dei miei giochi preferiti. Non che avessi tanti giochi per il GBA al tempo, ne ho avuti molti di più del DS, devo essere sincero. Allora, di qua non c'è nulla. Di qua non c'è niente. Ok, dobbiamo risalire ancora. C'è un cristallo psichico. Qua c'è un ragno. Posso fare qualcosa al ragno? No, per un attimo ho pensato di poterlo prendere, ti giuro. Allora, non ho bisogno di raccogliere il cristallo al momento, però teniamolo in considerazione. Che bello essere già così preparati, mamma mia. Ci permette veramente di giocare come avrei voluto da bambino. Da bambino ne ho avuto difficoltà, e ma è quello il bello. Da bambino non devi forse preoccuparti, un anello guaritore, di giocare perfetto. Devi giocare per divertirti. Questa è come la penso io. Ed è un po' quello che mi manca dei giochi di Pokémon. Si romperà se si usa in battaglia. Potremmo darlo a Garrett, che effettivamente non cura nessuno. Garrett è quello che ha più equipaggiamenti di tutti al momento. Lo sapevo. Ok, io prima di proseguire vorrei, esatto, tornare indietro. Volevo vedere cosa c'era da questo lato prima. Ok, sembrerebbe che non c'è nulla. Oh, siamo saliti di livello, perfetto. Non me l'aspettavo, non con così pochi punti esperienza. Tra l'altro, la speedrun che ho visto si interrompeva, nel senso finiva esattamente qui a questo albero. Io non ho idea di come scoprano questi glitch, questi bug. Però cazzo, è incredibile a volte, veramente. Anche solo guardarli ti fa chiedere che cazzo è successo. E praticamente il glitch sfruttava quelle foglioline su cui noi saltiamo, e saltando e rompendole in determinati modi hanno rotto il gioco. Sono entrati in qualche modo nella stringa di codice e si sono teletrasportati nella stanza finale del gioco. Cioè, non c'è proprio una stanza, diciamo, però c'è un'ultima area. Allora, io devo salire là sopra, però prima vediamo qui che cosa c'è. Non c'è nulla, fantastico. Il cristallo per il momento lo lasciamo lì, che non voglio sprecarlo. Non abbiamo problemi di
di energia, diciamo. Vediamo qua sotto. Cosa ci fanno poi delle volpi? La volpe ancora, ma il troll che cazzo ci fa su sto albero? Mi è venuta sta domanda così spontanea. Qui non c'è ancora nulla. Dove sei? Dove sei? Non mi sfuggirai tanto. Cercherò ogni singolo centimetro esatto di questo albero. Eccoti qui. Altro Digin. Salviamo. Che bellino che ci guarda. Nella serie. Che stai aspettando? Toccami. E questo però ci combatte. Questo me lo ricordavo. Questo me lo ricordavo che ci combatteva. Quindi andiamoci giù pesante, che dobbiamo prenderlo. 28. 120. 49. Vediamo Garrett. 68. Ok. Hai battuto il Digin. Non me l'aspettavo, sincero. A chi andrà? Chi è quello che ne ha meno? Garrett, forse. Tan 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 tan. Brezza. Dunque, come abbiamo detto prima, se te lo piazziamo ottieni solo abilità abbastanza merdose. Quindi scambiandovele dovremmo tornare tutti belli che contenti, giusto? Ma se io invece ti faccio tutto vento a te, Garrett, e a te tutto fuoco, che cosa prendete? Tu nulla, tu niente. Però ci guadagnerebbero entrambi. Garrett salirebbe a 175 di vita e 71 pp. Ivan a 95. Sarebbero tutti contenti. Per il momento ti dirò che non mi sembra una cattiva idea, sai? Anche vero, vediamo cosa succede se diamo tutto terra a Garrett e tutto vento a Isaac, a Geco. Diventeremo un illusionista con 145 d'attacco e Garrett 156. Perfetto. Noi otterremo quello che aveva Garrett e Garrett diventerebbe come eravamo noi prima. Se faccio diventare Geco tutto fuoco invece, ci perdiamo di statistiche. Ci perdiamo a parte quei due punti di attacco, però ci perdiamo. E se faccio diventare Mia tutto fuoco, aumenterebbe le sue statistiche, anche noi a parte PP. Noi impareremo taglio rovi, lei apprenderebbe acquazzone. Niente di eccezionale, insomma. Però se noi fossimo tutto acqua, Ivan tornerebbe come prima e noi impareremo elusione. Wow. Ma ti dirò che per il momento gli unici scambi che farei sono fra noi due. Anche perché se non ricordo male, in teoria stiamo combattendo contro un albero. E a rigor di logica dovrebbe essere debole al fuoco. E avremo due attaccanti di fuoco così. Vediamo come va. La cosa bella è che siamo a due Digin per ogni tipo, per tutti. Per tutta quanta la squadra. Dunque. Una noce. Wow. Ma che spreco. Allora, vediamo. In teoria, credo ci sia un passaggio dall'altra parte. Però, noi se passiamo di qua, ovviamente, cadiamo di sotto. Voglio provare ad andare da questa parte adesso. Vediamo se c'è, esatto, qualche altro rampicante per salire. Ma che palle, ogni volta che devo dire una frase per dire che vado avanti, il gioco vuole interrompermi. Ecco fatto. Oh, finalmente, siamo dall'altro lato. In teoria siamo dal lato giusto adesso. Non ci dovrebbe essere nulla da queste parti. C'è solo un ultimo piano, mi sembra di aver visto. Credo, e ripeto, credo, che noi siamo arrivati. Perfetto. Dio mio, che caduta incredibile che ci siamo fatti. Siamo fatti di un male. E a rigor di logica Voi pensavate di trovare la mia parte buona? Che sciocchi. Non avreste mai dovuto venire fin qui. E ora non ve ne andrete mai più. I vostri poteri vi hanno protetto nella foresta, ma ora vi trovate nel cuore della mia potenza. Sarete tutti trasformati in alberi e seccherete con tutti noi. Appare Threat, che io ho sempre visto in questo spirito la testa di un vecchio pelato. Non so a voi, ma non ci ho mai visto nulla di bello. Allora, voglio vedere
la differenza di danno fra supernova, fra nova e meteor colpo. Dovremmo, esatto, avere aumento di attacco. Vediamo come procede. Vediamo anche Tundra quanto gli facciamo. In teoria nulla. 40, madonna. 144. Ok. Con nova base facciamo 100. Quindi direi che ci siamo. Aia. Dunque, proviamo adesso con Isaac, con Nova e con lui Meteor Colpo. Sempre tu aumenti il suo danno e tu attacca. Esatto, vediamo chi dei due fa più danno. 93. Mi sa che Garrett è superiore a questo giro a livello di danno. 143. Siamo lì per tutti e due. Non so se impatto si può cumulare, sai? Vediamo. Tanto Ivan in questo giro è, non ti dico inutile, però siamo lì. Purtroppo può fare veramente poco. 100. Madonna mia, devastato. 700 monete e una pozione. Sono morto. Oh. Ma cosa mi è successo? Ero... capisco, il mio cuore era completamente offuscato dalla rabbia. E voi avete sconfitto il male dentro di me. Grazie, non potrei mai lasciare il mondo con tutto questo male nel cuore. Ora posso lasciare questo mondo senza alcun rimpianto. Addio, grandi guerrieri. Ehi, un momento! Non possiamo lasciare che Tret muoia così! Hai ragione, Jaco. Abbiamo ancora bisogno di lui. Cosa? Perché non mi lasciate morire? Avete bisogno di qualcosa? Sì. Beh, io sto morendo. Io ho trasformato la gente di Colima in alberi. Devo liberarli prima che muoiano insieme alla foresta. Non posso. I miei poteri non possono raggiungere Colima. Abitanti di Colima, perdonatemi. Tret è troppo debole. Non ha la forza per salvare Colima. No, dobbiamo fare qualcosa per curarlo. Non possiamo permettere che la gente di Colima muoia per con la foresta. La sopravvivenza di Colima dipende da noi. Dobbiamo curare Tret e salvare la gente di Colima. Parentesi, vedete che, come ho detto prima, Mia ha pochissime linee di dialogo in questa zona. In teoria, adesso io non so se lei dirà, possiamo usare l'acqua di Mercurio, ma noi lo sappiamo che possiamo farlo. Andiamo, Jaco. Ecco, questo è tutto quello che c'ha da dire. Grazie, Mia. Tu che dovresti sapere come curare, sei stata molto utile. Scusami il francesismo, ma è così. Tret. Ci penso io a te, non ti preoccupare. Acqua magica, usala. Mia usa l'acqua magica. L'acqua magica si diffonde in Tret. Sto molto meglio. Mi sento attraversato da una grande forza. Oh, la vita è tornata in me. Tret! Che cazzo è successo? Anche la foresta è guarita insieme a te. Scusa se ti ho procurato tanto preoccupazioni, Laurel. E voi, ragazzi, non dovete chiedermi un piacere? Certo. Sì, Tret, devi tramutare nuovamente gli abitanti di Colima in persone. Ah, certo, devo sbrigarmi. Credo che basti. Ora la gente di Colima non ha più maledizioni. Un tempo Tret non aveva quel terribile potere. Tutto iniziò con quelle gemme che caddero dal cielo. Gemme dal cielo? Intenderà forse le pietre psicoenergetiche? Sì. Credi davvero che le pietre psicoenergetiche siano la causa di tutto questo?
Ero davvero furioso perché gli umani volevano distruggere la foresta. Avevano addirittura alzato le loro scuri contro di me. Poi ci fu quella pioggia di gemme tra i miei rami. E improvvisamente la mia furia divenne più forte che di me e fui accecato dalla rabbia. Le gemme lo raggiunsero proprio mentre era colmo di tristezza. Le nostre azioni erano dettate dal cuore, ma... Quelle gemme trasformarono la mia rabbia in una forza che non potevo controllare. Tret, anche gli alberi giovani sono stati trasformati da quelle pietre? No, le pietre psicoenergetiche hanno colpito soltanto gli alberi più anziani. Allora può essere capitato anche ad altri. Allora è possibile che anche altrove sia successa la stessa cosa. Dovreste aver trovato molti mostri sul vostro cammino. Quei mostri forse erano animali che... Un tempo erano puri di cuore. Credo che quelle gemme abbiano scatenato il male nel mondo. Oh, Laurel, anche tu hai dei poteri. Diversi dai miei, ma nella stessa natura della... Laurel, ma che diavolo hai in mente di fare? Aspetta, ora vedrai. Cosa hai visto, Laurel? È vero, anche gli animali si sono trasformati in mostri. E oltre il fiume... Il fiume che porta l'acqua dalla foresta? Sì, è cresciuta una foresta malvagia a sud del fiume. Credo che sia il labirinto, se non ricordo male. State andando a sud oltre il fiume? Quell'area sta diventando sempre più pericolosa. Se dovete andare, sbrigatevi. Beh, sono in debito con voi. Avete salvato Colima, la foresta e me stesso. Possano le tue radici crescere forti e i rami ergersi alti nel cielo. È il maggior complimento che un albero può farti, insomma. So che non posso fermarvi, ma vi prego di essere prudenti oltre il fiume. Certo, tu invece? È orribile oltre il fiume. Ho paura per te e i tuoi amici, Geco. Purtroppo. Ci tocca. Siamo gli eroi o sbaglio? Tra l'altro, sai che ora che abbiamo liberato Tret e tutto il resto, non so se incontreremo altri nemici in questa zona. Sì, le incontriamo e come. A quanti soldi siamo? 23.596 monete. E usciamo, finalmente, dalla foresta. Eccoci qua. Andiamo a vedere subito Colima come sta. Colima, eccoci. Vediamo tutti i vari negozi e vediamo se qualcuno ci dona qualcosa. Tu non hai nulla di utile, fantastico. Allora, voi, armature. Non hai nulla di raro, fantastico. Hai qualche nuovo bracciale e qualche nuovo cappello. I soldi ce li abbiamo, direi di prendere le robe nuove. E ok, le armature siamo a posto. Vediamo invece le armi. Non è nulla di buono, vero? Già, niente di eccezionale purtroppo. Però forse lascia, esatto. Esatto, l'ascia è buona. E quindi lo spadino elfico, vediamo quanto fa a lui. 5 punti in più, non è molto, ma è meglio di nulla. Riposiamoci alla locanda e ora possiamo tornare alla palizzata. In teoria, esatto, abbiamo salvato della gente. Ehi, ma sei tu? Jill, sono loro quelli che ti hanno salvato? Ti ricordi di me? Era un albero. Grazie, se non era per te e per voi, sarei annegata nel fiume. Tieni, prendi questo, è un piccolo segno del mio apprezzamento. Jill dà a Jake un dono speciale. Una noce. Annatta! Non dimenticherò mai ciò che tu e i tuoi amici avete fatto per me. Ciao, buona giornata. La noce dura, che cos'è che faceva? La difesa? Ovviamente. E ora, con grande soddisfazione smorfia, andiamo dal signore del palazzo. Eccoci! Oh, ma è... Oh, signore! Ti abbiamo cercato ovunque! La maledizione dell'albero sacro! Ce ne avete liberato voi, vero? Certo! Siete in arresto! Andate da Lord McCoy, vi aspetta! Ti avevo detto di non farlo, che cazzo! Era pericoloso! Mio signore, ti abbiamo portato i guerrieri!
Ah, oh, ma voi siete i pazzi, cioè i coraggiosi che avevo già incontrato. Come avete detto di chiamarvi? Non l'abbiamo detto, infatti. Lui è Jacob, signore. Io sono Garrett. Io sono Ivan. Io sono Mia, del villaggio di Emil. Jacob e i suoi compagni. La prima volta avevo rifiutato la vostra offerta, vero? Già. All'epoca avevo sbagliato i miei calcoli. Epoca? Quanto è passato? Un quarto d'ora? E nonostante le mie parole vi prodigaste a liberarci dalla maledizione, vero? Già. Permettetemi di ringraziarvi. Temevo che non voleste fermarvi qui sulla strada del ritorno. Lasciate che vi offra un segno della mia, grande riconoscenza. Contavo troppo sul denaro, dimenticando le necessità dei miei sudditi. Ora voi mi avete ricordato quali sono i miei doveri. Come signore di queste terre farò il mio dovere in rappresentanza di tutti. Jacob, mi farebbe molto piacere se accettaste un segno della mia gratitudine. Potrei darvelo io stesso, ma forse avreste maggior piacere a sceglierlo voi stessi. Certo, grazie. Molto bene, potete scegliere qualcosa che vi aiuterà nel vostro cammino. Vai di sotto, mostrerò la strada a Jacob e ai suoi amici, mio signore. Molte grazie a te e ai tuoi compagni. Tornate quando vorrete, vi accoglierò sempre a braccia aperte. Forza, andiamo di sotto, ragazzi. Seguitemi, vi condurrò nella stanza del tesoro. Oh, che ragazzini. Ah, ce li tira fuori lui, ecco. Era questa la zona. Lord McCoy ha dato l'ordine che Jacob e i suoi compagni fossero condotti qui. Mostragli la loro ricompensa. Potete prendere un solo strumento fra queste quattro ceste. E qual è il migliore? Tuttavia, se non avrete fortuna, vi potrà capitare uno strumento che non vi serve. Grazie al cazzo non ce l'aggiungi? Questi valorosi guerrieri meritano di ricevere la ricompensa del nostro signore. Eh già, peccato che... Per sicurezza, io un salvataggio me lo faccio. Se però non ricordo male, sono tutti quanti oggetti un po' così, diciamo. E se devo puntare, credo che quello più utile sia questo. Linfa vitale, infatti. Sarete sempre benvenuti nel palazzo di Lord McCoy. Fantastico. La ricompensa che avete ricevuto è un dono davvero prezioso. La fortuna bacia il coraggiosi. Peccato che in realtà quei premi facciano cagare. A parte l'ultimo. In realtà, a parte questo, non è che i premi siano... Però, signora, lei ha finito di fare la stronza? Ah, il mio palazzo non è stato finito. McCoy vuole più bene a quell'albero sacro che a me. Sì, signora, lei è una stronza. Ha detto di aver bloccato la costruzione a causa della maledizione, ma credo che stia solo cercando di non mantenere la sua promessa. Lei è una viziata puzzona. E detto questo, noi ci salutiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.